Ciao a tutti, oggi vogliamo parlare del nostro programma di workshop del 2020 che si chiama Io scelgo me 2020 ed è proprio programmato per quelle persone che vogliono vivere bene la propria vita, ma come sapete ovviamente siamo molto legati alle vittime di narcisismo patologico, per cui abbiamo deciso di implementare il workshop che abbiamo fatto nell'anno passato. E chiamare questo workshop proprio l'anno della rinascita consapevole, guarire dal narcisista patologico, tecniche contro manipolatorie e rinascita dopo il trauma. Hola. Certo. Esattamente, quindi cosa potevamo fare se non creare un workshop dedicato proprio alle persone che sicuramente hanno avuto questo tipo di trauma, ma che sono anche interessate alle tecniche di rinascita? Ecco perché questo workshop dedicato sia alle persone che hanno subito violenza psicologica da narcisismo patologico o una manipolazione mentale di qualsiasi tipo, ma anche a quelle persone che hanno voglia di costruire una nuova tecnica di comunicazione e hanno voglia soprattutto di implementare le proprie capacità. Ecco perché questo percorso che noi faremo lo facciamo nascere a febbraio. Il primo sarà fatto il 2 febbraio 2020 a Prato. Perché Prato? Perché Prato comunque è una zona centrale che lega le città di tutta la Toscana, ma anche dell'Emilia-Romagna e anche di altre regioni. Per cui lo facciamo a Prato perché è comodo, ma lo stesso workshop verrà riproposto in altre sedi. E ora Walter ci dice quali sono. Assolutamente. Quindi questo percorso da cosa si basa? Si basa sul metodo RLC che noi utilizziamo comunque per sostenere i nostri moduli di coaching o di counseling. Quindi si baserà su questo, ma tutto il resto sarà comunque una situazione nuova, una conoscenza nuova, un conoscersi, perché ricordiamo sempre che se non si è consapevoli, purtroppo non si sa neanche che cosa dobbiamo fare nella nostra vita. Quindi, come diceva Walter, è un workshop dedicato a tutte le persone che vivono accanto a un narcisista, che vogliono allontanarsi da un narcisista o da un manipolatore, ma che magari amano anche un narcisista e non necessariamente devono starci insieme, ma vogliono starci insieme. E dobbiamo trovare ovviamente il modo meno doloroso, più giusto per le vittime, possiamo chiamarle tali o dobbiamo chiamarle tali, ma soprattutto per sopravvivere bene a noi insieme a noi stessi, perché come ben sapete, essere vittima purtroppo comporta molto dolore, ma anche molta molta volontà. Quindi questo è il nostro workshop di base che servirà per costruire le tecniche antimanipolative e soprattutto di conoscenza sia di noi stessi che dell'altro. Allora, vi ricordiamo, Walter, ricordiamo dove? A Prato, quando? Domenica 2 febbraio 2020. Che cos'è? È una giornata di formazione di strategie per abbattere le vostre paure, le manipolazioni e i limiti. E quindi, come dicevo prima, si servirà a
anche manipolare, ma anche a costruire una dinamicità verso il futuro, perché ovviamente il futuro è programmato, perché altrimenti si va avanti. E soprattutto davanti alle difficoltà di un rapporto manipolatorio diventa ancora più complicato. È dedicato a tutte le persone che vogliono migliorare la loro vita, a tutte le persone che sono in una relazione difficile da portare avanti, a tutte le persone che vogliono implementare le proprie capacità mentali, a chi vuole si chiedere la situazione sentimentale. Capire che cosa vuol fare la sua vita presente e soprattutto futura, ma anche per tutte quelle persone che vivono momenti di stress complicati e che si chiedono giornalmente che cosa devo fare di me. Questo è il motivo per cui facciamo questo workshop. Quindi vi ricordiamo di. Esattamente. Come si fa a prenotarlo? Se scrivo mail il prima possibile, perché noi avremo chiarezza di quante persone siete, sapremo anche organizzare le nostre attività su rlc.coaching.it @gmail.com. Troverete comunque tutto scritto qua sotto. Scrivete una mail ovviamente. Prima della fine del mese di gennaio, perché chiediamo l'adesione entro il 27 di gennaio 2020, proprio perché almeno riusciremo anche a capire quanto grande dovrà essere l'aula e quante persone ci saranno con noi. Buon volo, visto che siamo tutti colibrì. Ciao a tutti!